momento! Vai, colpo di fulmine in arrivo! Accidenti a quella sera quando lui mi disse ciao e mi chiese vuoi ballare un po' con me. Le note dei brani più famosi ed amati della grande Raffaella Carrà hanno fatto ballare ed emozionare la Fortezza di Arezzo. Raffaella, omaggio alla Carrà, è un tributo alla donna e all'artista indimenticabile, icona per molte generazioni che attraverso le sue canzoni ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio, ironia e soprattutto libertà. Nana, na, 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 mi è sembrato di sentire un rumore, rumore. Ho pensato che appunto non fosse possibile imitarla in qualche modo, quindi ci sono due attori, una delle quali sono io, poi c'è Gabriele, che portiamo avanti una storia, un racconto, e quello che succede sul palco è proprio uno spettacolo vero e proprio, che era quello che faceva Raffaella in televisione. Quindi ci sarà qualcuno che guarda la televisione e quello che vedono gli spettatori è lo spettacolo televisivo. Ad indossare il caschetto biondo Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, accompagnata da 6 ballerini e performer e da una band di 5 musicisti. Si chiama Tuca Tuca Tuca. Non è un'imitazione perché è inimitabile, non è niente di tutto ciò, ma noi veramente richiamiamo quello che secondo noi e secondo anche tutti è lei, cioè la libertà di potersi esprimere nel meglio dei modi, nel migliore dei modi, quindi libertà, divertimento. Noi ci divertiamo un sacco quando siamo in scena e credo che questo sia veramente il messaggio anche fondamentale di dire delle cose serie in maniera divertente, e penso che sia veramente il segreto. Pedro, 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 Pedro.